Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di ETG. Non voglio rivedere i fascisti al governo. A dirlo questa mattina il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, partecipando in occasione del 79° anniversario della caduta del fascismo alla cerimonia di commemorazione degli 11 morti a causa dell'aggressione del 1920 al Consiglio Comunale. Andiamo a vedere. Abbiamo il fascismo alle porte, quindi non è il momento per il centro-sinistra di dividersi. Lo ha detto il sindaco di Bologna Matteo Lepore nel corso della cerimonia di deposizione di corona nel cortile di Palazzo D'Accursio presso la lapide che ricorda l'assalto fascista del 1920 al Consiglio Comunale di Bologna e al sacrario dei caduti partigiani in Piazza Nettuno. Il riferimento di Lepore è alle prossime elezioni politiche di settembre. 25 settembre si vota per chi dovrà governare questo paese. E credo che le cose siano molto chiare, o con il Partito Democratico e i suoi alleati o contro la Meloni e i suoi alleati. Credo che questa scelta di campo sia molto chiara e io so che in molti ci stanno consigliando di non parlare di fascismo, ma io credo che invece noi di fascisti dobbiamo parlare. Qui in questa targa che vedete alle mie spalle si ricorda la strage di Palazzo D'Accursio che avvenne nel 1920, il 21 novembre, quando le squadracce fasciste entrarono a Palazzo D'Accursio facendo scoppiare degli incidenti e causarono più di 11 morti. Quindi ricordiamo il fascismo e credo che oggi sia una giornata importante perché il fascismo nel nostro paese non è morto e io non so voi, ma non vorrei affatto rivedere i fascisti al governo. Le prossime politiche hanno a che fare con la tenuta democratica del nostro paese, sottolineano i Dem, e per questo il partito si mobiliterà per spiegare casa per casa le ragioni del PD contro pericolose derive autoritarie. Ieri sono stato in tre feste dell'Unità, anche prima di tutto per ringraziare quegli straordinari volontari che sono la grande forza del Partito Democratico e anche l'immagine bella e pulita di una politica che si mette a disposizione del paese. Credo di sì, noi possiamo vincere queste elezioni se parleremo a tutti gli italiani, se faremo capire il danno così grave che alcune forze politiche responsabili hanno fatto al Paese facendo cadere il governo Draghi in un momento così difficile e se faremo conoscere le nostre ragioni davvero andando casa per casa. Sempre oggi il deputato bolognese di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, liquida rimandando alle parole di Pierluigi Battista le critiche della stampa straniera Fratelli d'Italia e ai nostri microfoni ribadisce: questo governo era troppo eterogeneo, daremo stabilità. Vediamo. Il governo Draghi era troppo eterogeneo, non poteva stare insieme, è imploso da solo, dice il deputato bolognese di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, analizzando la fase politica attuale. Fratelli d'Italia non ha fatto cadere un governo che non sosteneva, anzi al contrario ci sembra che tutti stiano dimostrando nei fatti che Fratelli d'Italia aveva ragione a non sostenere questo governo, che è imploso per la sua eterogeneità. Su temi come l'immigrazione non puoi mettere assieme Salvini e Boldrini, sui temi della giustizia non puoi mettere assieme Bonafede e Berlusconi, sui temi del fisco non puoi mettere assieme Fassina e Brunetta, anche se pare che siano dalla stessa parte ormai. È evidente che proprio queste contraddizioni hanno fatto saltare un governo che era esausto nelle sue funzioni. Quali saranno le parole d'ordine di questa campagna elettorale? Stabilità, perché soprattutto grazie a un governo coeso e omogeneo politicamente, che sia di destra o di sinistra, che si possono dare 5 anni di effettiva stabilità alla nostra nazione. Il recupero per quanto riguarda Fratelli d'Italia sullo scenario internazionale ed europeo di un interesse patrio che oggi è oggettivamente meno evidente rispetto a quello fatto sino ad oggi e soprattutto la volontà di ridare la parola agli italiani che ormai da troppo tempo, pensiamo che è dal 2008 che il Presidente del Consiglio non è più scelto dagli italiani, non esprimono il proprio governo. Non c'è un pericolo di reazione negativa da parte dei mercati internazionali, delle cancellerie europee?
Non credo, anche se sono sorpreso da un dato, c'è una certa classe imprenditoriale che manifesta pubblicamente preoccupazione per l'instabilità, per chi va al governo. È singolare vedere una classe imprenditoriale che invece che dire no, non preoccupatevi agli investitori stranieri, chiunque governerà in Italia le istituzioni democratiche terranno, perché è evidente che sarà così, e il governo che ci sarà darà stabilità, dicono attenzione, c'è un problema di instabilità, allontanando gli investitori stranieri. Forse questi imprenditori dovrebbero ricordarsi il mestiere che fanno. Più tardi, davanti ai cronisti, Bignami chiarisce sulla leadership nel centrodestra e su Tajani dice: non mi stupisce che il PPE lo indichi. La regola per la quale il leader del partito più votato e poi il candidato premier è stata una delle regole fondamentali del centrodestra. Noi chiediamo che venga data applicazione, l'abbiamo rispettata quando eravamo percentuali del 3, 4, 5%, chiediamo che venga rispettata oggi. Tajani fa parte del PPE, troverei singolare che il PPE sostenesse un candidato del PSE o di un'altra formazione. E poi io personalmente trovo sempre singolare il fatto che dall'Europa cerchino di condizionare, individuare, orientare le scelte politiche interne. Io non ho mai sentito un leader italiano commentare ciò che accade fuori dai confini nazionali o dall'Europa, dire, e noi speriamo che, insomma, credo serva rispetto. Dalla politica alla cronaca, due pitbull hanno assalito e azzannato un uomo di 61 anni sabato mattina in una casa di campagna Medicina nel bolognese. Il figlio è intervenuto per difenderlo e ha sparato con un fucile da caccia ai due cani, uccidendone uno. La vicenda adesso è nelle mani dei carabinieri, vede due persone indagate, il giovane che ha sparato e la proprietaria degli animali. Federico Balletti. Le immagini sono di repertorio, ma servono a rendere l'idea di quello che è successo sabato mattina nelle campagne a Villa Fontana di Medicina, nel bolognese, dove un uomo di 61 anni è stato assalito e azzannato dai due pitbull di una vicina di casa. Per difenderlo, dopo che era stato morsa una gamba e anche in pieno viso, è intervenuto il figlio, 28enne, che ha imbracciato un fucile e ha sparato ai due cani, uccidendone uno, mentre l'altro è scappato. L'episodio, in cui senza dubbio si è andati oltre i difficili rapporti di vicinato, ora ha un inevitabile strascico giudiziario, con l'intervento dei carabinieri di Medicina che stanno cercando di ricostruire come siano andate le cose e chiarire le varie responsabilità. La 25enne, proprietaria dei due cani, infatti ha denunciato il vicino che ha sparato. L'uomo ora indagato per i reati di esplosioni pericolose e uccisione di animale. L'arma che ha usato, un fucile da caccia, era regolarmente detenuta. Anche la ragazza, tuttavia, si ritroverà indagata per omesso controllo dei pitbull e probabilmente anche per le lesioni causate al 61enne, finito al pronto soccorso con una prognosi di 15 giorni a causa delle ferite riportate al polpaccio sinistro e a una guancia. L'uomo, a quanto pare, sarebbe stato aggredito mentre cercava di allontanare dalla sua proprietà i due cani che stavano cercando di entrare nel suo pollaio. Dopo che è stato azzannato, è intervenuto il figlio che ha sparato. Un 22enne di Bologna è stato indagato per minacce stalking nei confronti di Michelle Hunziker e di Federica Panicucci. L'inchiesta, dopo gli accertamenti informatici, si è conclusa e a breve potrebbe esserci una richiesta di rinvio a giudizio. Lo riporta Il Giorno. Le due showgirl sono state già in passato vittime di maniaci ed entrambe hanno deciso di raccontare i fatti pubblicamente. Il 22enne avrebbe più volte minacciato, anche di morte, dallo scorso agosto Federica Panicucci e suo figlio, con messaggi ma anche commentando suoi post pubblici sui social con deliri sessisti. Per vendetta verso questa tua schifosa condotta prendo la doppietta e vi ammazzo a te e a tuo figlio sparandovi, aveva scritto l'uomo. Meno sistematico sarebbe stato l'odio verso la Hunziker, che avrebbe ricevuto, secondo le accuse, due messaggi con minacce sempre a sfondo sessuale sessista e con l'aggravante agli occhi dello stalker per il fatto che Hunziker si è spesso impegnata proprio nella denuncia pubblica di fatti del genere a danno di altre donne. Il padre di Chiara Gualzetti, la giovane di 15 anni uccisa il 27 giugno dello scorso anno da un coetaneo a Monteveglio, ha presentato denuncia ai carabinieri dopo aver ricevuto immagini e foto, tutto pubblicato sui social, dal carcere del Pratello. Un selfie scattato al Pratello che ritrae due giovani. Uno con le dita fa il segno della V di Vittoria. Si tratta del giovane accusato di avere ucciso il 27 giugno dello scorso anno Chiara Gualzetti, la studentessa di 15 anni, nel parco dell'Abbazia di Monteveglio. A svelare lo scatto e altre immagini riprese da uno smartphone all'interno della struttura minorile è il padre di Chiara, Vincenzo Gualzetti, che ieri con tutto il materiale, foto e video è andato in caserma dei carabinieri per sporgere denuncia. E ha riconosciuto anche il giovane
accusato del delitto. Oltre alle immagini, sono stati anche alcuni commenti contro la figlia, lesivi della sua dignità, come ha spiegato il padre, a spronarlo a raccontare tutto ai militari. La denuncia al momento è per diffamazione. Non mi capacito di come possa essere possibile introdurre telefoni cellulari in una struttura come il Pratello, spiega Vincenzo Gualzetti. C'è sicuramente qualcosa che non va. Alcuni apparecchi sono stati consegnati per permettere le videochiamate durante l'emergenza della pandemia, ma quello di cui non mi capacito è l'accesso ai social. E infatti un giovane, come vediamo in queste immagini, ha mostrato anche l'interno del Pratello. I carabinieri ora faranno scattare ulteriori accertamenti. Venerdì è stata depositata una nuova perizia disposta dal GUP nei confronti del giovane accusato dell'omicidio. L'accertamento avrebbe rivelato la sua capacità di intendere e di volere. Domani mattina è fissata una nuova udienza al Pratello. La mamma di un ragazzo italiano di 22 anni che da un paio d'anni era agli arresti domiciliari per reati di droga ha denunciato di non voler più ospitare il figlio che a quanto pare le rendeva la vita impossibile. Comportamenti al limite dei maltrattamenti al punto che la donna negli ultimi mesi era stata costretta a vivere in cantina. È successo in zona San Donato a Bologna. La madre si è rivolta ai carabinieri che dopo i necessari accertamenti hanno eseguito nei confronti del 22enne un aggravamento della misura dai domiciliari alla detenzione in carcere. Dopo un periodo di sospensione dei lavori, l'amministrazione comunale aveva annunciato nei giorni scorsi la ripresa delle attività per ultimare la caserma dei carabinieri in costruzione al Pilastro, opera importante per la sicurezza nella zona, una ripresa che al momento sembra procedere al rallentatore. Tuttavia Palazzo D'Accursio assicura che la struttura sarà pronta nel 2023. Gabriele Sciarra. Nonostante l'annunciata ripresa dei lavori per la costruzione della nuova caserma dei carabinieri al Pilastro, non abbiamo notato questa mattina grandi cambiamenti nel cantiere fermo da tempo, né per la verità molti uomini al lavoro. Probabilmente gli operai dovranno prima liberare la struttura dalla vegetazione spontanea che nel frattempo ha messo radici, poi procederanno all'ultimazione dell'edificio. Nei prossimi mesi, si legge in una nota di Palazzo D'Accursio, saranno montati gli infissi esterni e sarà realizzato l'isolamento termico della facciata. Per quanto riguarda gli interni, saranno montati gli impianti e installati rivestimenti e pavimentazione. Infine verranno risistemati gli spazi esterni che circondano la caserma e verrà implementata la recinzione. Il cantiere, avviato nel luglio del 2020 nel parco del quartiere che porta i nomi dei tre carabinieri trucidati al Pilastro dalla banda della 1 Bianca nel gennaio del 91, Mitilini, Moneta e Stefanini, ha subito un primo stop dei lavori nell'inverno 2021 a causa delle sfavorevoli condizioni climatiche e durante l'anno in corso per le difficoltà nel reperimento dei materiali. Non ha favorito il recupero dei ritardi da parte dell'impresa costruttrice l'aumento del costo dei materiali di costruzione, il termine previsto per il febbraio del 2023. L'intervento, dal valore di oltre 2,3 milioni di euro, prevede la costruzione su area di proprietà comunale di una caserma in relazione agli obiettivi di sicurezza e di servizio alla popolazione e in coerenza con gli obiettivi di riordino logistico delle sedi dell'Arma dei Carabinieri. Andiamo al calcio, sconfitta per 1-0 in trasferta per il Bologna in Olanda contro la Zeta di Alkmaar. Nell'amichevole i rossoblù non riescono a trovare il gol mentre si accende il mercato in uscita. Luca Pinkerle. Si alza il livello, ma è pur sempre calcio di luglio, nemmeno di agosto. Il Bologna perde 1-0 in casa della Zed di Alkmaar con qualche indicazione in più sul livello della propria preparazione dopo le amichevoli coi dilettanti a Pinzolo. Mihajlovic da remoto schiera un 11 simile a quello che potrebbe essere ideale, col 2005 Wisdom a me in difesa, i nuovi Lico Yannis e Ferguson, dietro al tridente Barro, Soriano, Arnautovic. La Zed è super rimaneggiato e più avanti nella preparazione tra il preliminare di Conference League e l'Eredivisie pronta ad iniziare la prossima settimana, ma il più impegnato nei primi minuti di gioco è Skorupski, che più volte risponde a Barassi. Ma il vantaggio degli olandesi arriva al 42esimo quando Van Brederode va via veloce ad Amei e regala a Burmeister il sigillo da due passi. Risponde nel secondo tempo il Bologna con Moussa Barro, che spreca da ottima posizione dopo una giocata da applausi con Tunnel. Comunque i rossoblù forzano sempre la costruzione per mettersi subito a proprio agio in vista del campionato. Orsolini, Sansone e Vignato non cambiano l'onda della partita nel finale, col Bologna che pensa a mettere più benzina possibile nelle gambe, mentre c'è anche il mercato da considerare.
teata una chiamata dalla Francia a Corren che mette sul piatto ben 18 milioni per il belga e ora. Palla al Bologna che dovrà dare una risposta alla succosa offerta dopo le cessioni di Icky e Swamber. Dal mercato fuori anche Van Hooijdonk, che già questo pomeriggio si allenerà con l'Heerenveen, e l'altro olandese Dijks, che non è nemmeno partito per le amichevoli. Stamattina la ripresa Casteldebole con Mihajlovic che è passato a salutare la squadra dopo l'allenamento. Si lavora sempre con la testa all'Olanda per la gara di venerdì contro il Twente. Con il calcio firmato da Luca Pinkerle ci fermiamo per il momento. Grazie a tutti per essere stati con noi. Un buon pomeriggio. Da oggi l'informazione di ETV Rete 7 è disponibile gratuitamente sul tuo smartphone. E potrai accedere a tutte le video news prodotte nel corso della giornata in tempo reale.